forse il 9 di gennaio, in coincidenza col suo compleanno, forse sì. Il suo compleanno l'11 o il 12. E quindi abbiamo fatto questo incontro. Poi ho pensato di continuare, abbiamo previsto di invitare Anthony Hopkins, Robert Redford, e mentre stavamo segnando le date per questi incontri, con queste personalità che sono miti viventi, quindi sono, come dire, non persone soltanto, sono quella storia che loro hanno rappresentato per noi, mi è venuto in mente Giannini. In quel momento, quando l'ho deciso, Giannini stava per partire per l'America a prendere la stella che ha avuto, e quindi abbiamo rimandato a questo ulteriore carico della sua gloriosa carriera l'incontro ad oggi. Quindi questo è il secondo, poi andremo avanti. Non saranno necessariamente soltanto uomini di cinema, però per intanto la cosa è andata così, quindi abbiamo queste quattro date, io le ho organizzate invitando un po' di amici, e così è andata bene l'altra volta, brevi interventi di amici attori o registi, o anche quello che siano, che dicono ciò che per loro è stato Giannini, come ciò che per loro è stato la Cavani. Grazie mille sottosegretario, è stato un piacere, grazie. Professore, rimarrai isolato. Ha detto una frase molto bella, che celebriamo una persona in vita, ed è giusto celebrare le persone in vita, ecco. Sì, come tesori nazionali viventi, che è una formula che è diffusa sul piano, diciamo, dell'organizzazione dello Stato in Giappone, e io ho pensato di trasferirla anche in Italia, facendo in questa sala straordinaria, che è la Biblioteca Nazionale, che volle un ministro dell'Ottocento, che era Ruggero Bonghi, il luogo dove, come in una scuola di Atene, alcuni amici si incontrano per dire il bene e quello che hanno avuto, prima da Viviana Cavani, con cui abbiamo cominciato per il suo 90°, poi mi è venuto in mente Giancarlo Giannini, proprio mentre stava partendo per l'America a ritirare la stella che ha avuto, e quindi ancora più potenziato nel riconoscimento universale del suo valore. Quindi questo è lo spirito. Qual è il suo rapporto con questo grande artista? Con Giannini il rapporto è quello del piacere di averlo visto in parti paradossali, comiche, divertenti, ma profondamente vere. Cioè, la sua comicità è una comicità drammatica, tragica, in cui c'è qualcosa che riguarda la vita e la morte delle persone. Per cui questo è quello che io ho in mente del tipo d'autore a cui si lega il volto e la capacità espressiva di Giancarlo Giannini. La preoccupa il fatto che molti ragazzi di oggi non vedano i film, quindi non conoscano molti grandi attori, molti grandi registi? Questo è vero, sì, però conosceranno i prossimi. Il tempo passa, quindi ognuno di noi si lega a una storia che può più o meno essere durevole. Nel caso di Giannini è legato a un momento della mia vita in cui lui rappresentava la verità anche degli aspetti comici, la verità drammatica degli aspetti comici. E quindi il fatto che non li conosco di giovani, conosceranno altri, avranno altri miti.